Ok, vogliamo pregare. We thank you for this night. Signore, ti ringraziamo per questa serata. Thank you for the word that has already gone forth. Grazie per la parola che è stata predicata finora. Well, we just ask you to break limitations in our life. Chiediamo, Signore, di far crollare i limiti, le limitazioni nella nostra vita. We ask you to release victory in every area of our E di rilasciare vittoria in ogni area della nostra vita. We thank you for what you're doing in Italy. Grazie per quello che tu stai operando già in questa nazione, in Italia. We love you, Jesus. Ti amiamo, Signore Gesù. Amen. Amen. We're going to read from Habakkuk chapter 3, verse 1 through 6. Ok, vorrei cominciare a leggere da Abacuc 3, i versi 1 a 6. Leggiamo direttamente in italiano. Preghiera del profeta Abacuc in tono di lamentazione. O Eterno, io ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore. O Eterno, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati di avere pietà. L'Iddio viene da Teman e il Santo viene dal monte di Paran, Sela. La sua gloria copre i cieli e la terra è piena della sua lode. Il suo splendore è pari alla luce. Dei raggi partono dalla sua mano, là si nasconde la sua potenza. Davanti a lui cammina la peste, la febbre ardente segue i suoi passi. Egli si ferma e scuote la terra, guarda e fa tremare le nazioni. I monti eterni si frantumano, i colli antichi si abbassano, le sue vie sono quelle di un tempo. This man Habakkuk, he had the true fear of the Lord. Quest'uomo Abacuc aveva il vero timore di Dio. He said, Lord, I've heard your speech and I was afraid. Lui dice: Signore, ho sentito la tua voce, sono stato preso da timore. And the Lord desires us to tremble at his word. Il Signore desidera che noi tremiamo alla sua parola. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Il timore dell'Eterno è l'inizio della sapienza. And the fear of the Lord is when we engage the Lord in every major decision that we make. Timore del Signore è quando noi interpelliamo, mettiamo al centro il Signore in ogni decisione importante della nostra vita. Psalms 127 verse 1. Salmo 127 verso 1. Unless the Lord builds the house, they that labor, labor in vain. Se il Signore non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. So a lot of times you and I have operated in the soul. Tante volte io e penso anche voi abbiamo operato seguendo l'anima. But the Bible says that as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ma la Bibbia dice: quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono i figli di Dio. And according to Psalms 127, E secondo il Salmo 127, the Lord is only pleased with what he builds and initiates himself. il Signore si compiace di ciò che lui costruisce, ciò a cui lui dà inizio, dà una spinta. So the Lord is wanting to build our spiritual house. Il Signore desidera costruire la nostra casa spirituale. We are the temple of God. Noi siamo il tempio di Dio. God designed each and every one of us for a specific work and purpose. Dio ha disegnato ciascuno di noi con uno scopo specifico. His spirit lives inside of us. Il suo spirito vive dentro di noi. And he manifests himself through us. E lui si manifesta attraverso di noi. And he wants to partner with E us. lui vuole essere, accompagnarci, vuole che noi siamo in una partnership con lui. But we first have to fear the Lord. Ma prima di ogni cosa dobbiamo avere timore del suo nome. He that comes to God, Colui che si avvicina a Dio he must first believe that he is. deve credere che Egli è.
And that he is a rewarder of those who diligently seek him. E che è colui che ricompensa coloro che lo cercano diligentemente. So God wants to reconcile us back to himself. Dio desidera riconciliarci a sé. Many times we just stop at teaching be born again. Tante volte noi ci fermiamo a predicare la rinascita, dovete nascere di nuovo. The Bible says, nevertheless, it's not I who live. Ma l'Apostolo Paolo diceva, non sono più io che vivo. But it's Christ who lives in and through me. Cristo che vive in me, attraverso di me. So God wants to transform us. Dio desidera trasformarci. To where we're carrying out His will and not our own. Dove noi siamo persone che fanno avanzare la sua volontà e non la nostra volontà umana. Paul said, "Don't set your minds on earthly things." Paolo diceva ancora, non fissate lo sguardo alle cose di questa terra. But set them on things that are above. Abbiate lo sguardo fisso sulle cose di lassù. So God wants us to think like him. Dio desidera che noi pensiamo proprio come lui. Now, yes, the Bible says his ways are not our ways. Certo, la Bibbia dice che le sue vie non sono le nostre vie. And his thoughts are higher than our thoughts. E i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. But whenever we're filled with the Spirit, ma quando noi siamo ripieni dello Spirito, we need to balance that out. Allora possiamo equilibrare. Because he wants us to pray this. Perché lui desidera che noi preghiamo questo. Lord, show me your way. Signore, mostrami le tue vie. Show me how to walk and talk. Mostrami come camminare, come parlare. He wants us to be filled with the mind of Christ. Lui vuole che noi usiamo la mente di Cristo. Romans chapter 12. Romani 12. He's saying that your minds need to be renewed. Paolo dice siate trasformati nella vostra mente. Don't be conformed to the spirit of this age. Non conformatevi allo spirito di questo mondo, di questa età. But get this word. Ma permettete a questa parola. Read it. Leggetela. Eat it. Mangiatela. And renew your mind. E rinnovate la vostra mente. And so as one man said, come ha detto qualcuno, there's two things that we need to do. Ci sono due cose che dobbiamo fare. You know, Jesus said, if any man comes after me, he must first what? Deny himself. Gesù diceva, se uno vuol venire dietro a me, rinunci innanzitutto a se stesso. Take up his cross and follow me. Prenda la sua croce e poi mi segua. And so we have to deny ourselves and say, Lord, I don't want my will to be done, but I want your will to be done through my life. Quindi noi dobbiamo rinnegare noi stessi dicendo, Signore, non voglio che la mia volontà umana sia fatta, ma voglio che la tua volontà sia fatta. And in order for the second thing to happen, e affinché la seconda cosa accada, we have to do the first thing. Dobbiamo fare la prima cosa. That's turn our eyes away from the spirit of the world. È volgere proprio le spalle, distogliere lo sguardo dallo spirito del mondo. And then we need to turn our eyes on Jesus. E volgere lo sguardo a Cristo. And according to 2 Corinthians chapter 3 verse 18. E secondo ciò che è scritto in Seconda Corinzi. Capitolo 3 verso 18. Whenever we're beholding Jesus. Quando noi contempliamo Gesù. Whenever we're beholding his glory. Quando noi contempliamo la sua gloria. It transforms us. Ciò ci trasforma, ci rinnova. So the thing that God wants us to do. E ciò che Dio vuole fare. Is spend time in his presence. È trascorrere tempo alla sua presenza. Spend time in his word. Trascorrere tempo affondando nella sua parola. I like to say this, he likes us to be intentional about this. E io amo dire, dobbiamo essere intenzionali. He wants us to order our days. Lui vuole che noi ordiniamo, usiamo con saggezza i nostri giorni. You know, God orders a man's steps. La Bibbia dice che è l'Eterno che ordina i passi dell'uomo pio. But you and I must not be rebellious whenever he's given us the orders. Ma quando lui ci dà gli ordini di marcia,
Noi dobbiamo scegliere di seguirli, non di essere ribelli. We don't want to be like the horse or the mule. Non siate come il cavallo e come il mulo. They have to be bridled and controlled. Non vogliamo essere come questi animali che hanno bisogno delle briglie because they're per stubborn. Essere controllati perché sono testardi. And so we don't want God to speak to us and call us a mule. Non vogliamo che il Signore ci si rivolga a noi chiamandoci degli asini. That's what unbelief is. Questo è l'incredulità. It's when you know God is speaking to your heart. Incredulità è quando tu sai che Dio ti sta parlando, and you just shut your ears. Ma intenzionalmente turi le tue orecchie. But God is looking for people who are willing and obedient. Ma Dio sta cercando persone che sono disposte ad obbedire. Now, obedience is important. L'obbedienza è importante. Because whenever we obey the Lord, perché quando noi obbediamo il Signore, He knows what's best for our lives. Lui sa ciò che è meglio per noi. And His plans are better than ours. E i suoi piani sono migliori dei nostri. But willing speaks of our heart. Ma essere disposti parla del nostro cuore. You know, it's kind of like whenever you have a 7 or 8 year old kid. È un po' come quello che sperimentano i genitori di un bambino, magari di 7-8 anni. And you tell them, I want you to go do this chore right now. Tu magari dici, guarda, metti a posto i giocattoli o fai questa cosa. And they're sitting down in a chair when you give them this command. E tu hai dato loro questo comandamento, quest'ordine, e allora continuano a stare seduti a fare ciò che stanno facendo. And they don't want to go do it. E non vogliono fare quello che tu, questo piccolo compito che tu hai assegnato loro. Well, they'll stand up. Ok, si alzeranno. And they'll obey you. E ti obbediranno. But in their heart, they're still sitting down. Ma magari nel loro cuore saranno ancora seduti. They're doing it begrudgingly. Lo fanno magari però con un cuore non ben disposto. So God, the Bible, when he speaks of have a willingness, he's speaking of your heart attitude. Quando il Signore nella parola dice se siete disposti ad obbedire, questa disposizione parla dell'apertura del nostro cuore. That you want to be willing in the day of battle. Tu devi essere pronto a rispondere agli ordini quando siamo in battaglia, quando sei in battaglia. So we don't want to be a Laodicean church. Non vogliamo essere come la chiesa di Laodicea. People say, what are you going to do Sunday morning? Le persone dicono, cosa farai domenica? And we say, well, I gotta go to church. I have to e go. Noi diciamo, devo andare in chiesa, mi dispiace, purtroppo devo andare in chiesa. No, we get to go. No, noi abbiamo l'opportunità di andare in chiesa. We get to pray. Noi abbiamo l'opportunità di pregare. We are people who are living out of our first love. Noi vogliamo essere persone che sono proprio spinte dall'amore, dallo zelo del primo amore. Who tremble at his word. Che tremano alla parola del Signore. And so for a lot of us, e per tanti di noi, we need to return to our first love. Noi dobbiamo ritornare al nostro primo amore. Because when we return to our first love, perché quando noi torniamo al nostro primo amore, and we tremble at his word, e tremiamo alla sua parola, when we walk humbly and love mercy, quando camminiamo umilmente con Dio e amiamo la misericordia, that's the person that the Lord is going to speak to continually. A questa persona, persone così, il Signore parlerà in modo continuo. You see, if God is speaking to you, se il Signore ti sta parlando, and you keep hardening your heart, ma tu continui a indurire il tuo cuore, pretty soon he's going to stop speaking to you on and it's going to be every now and then it's going to be non-consistent. Prima o poi la sua parola diventerà più rara perché tu quando lui ti parla indurisci il tuo cuore. Because you're being rebellious. Quindi ti stai comportando in modo ribelle. You know, a lot of times we counsel people this way. Tante volte diamo alle persone questo tipo di consiglio. When they say, I haven't heard God's voice in a long time. Quando magari qualcuno ci chiede da tanto tempo che non ascolto più, non sento più il Signore che mi parla. Then we gently say, what's the last thing he told you to do? Allora in modo gentile possiamo chiedere loro qual era l'ultima cosa
che il Signore ti aveva detto di fare quando hai ascoltato la sua voce. Have you done that? Hai fatto quel passo lì che lui ti aveva detto di fare. So when they go back to that last thing that God told them to do and they repent for not obeying him and then they obey him, they'll find that God will start speaking again. Magari questo fratello, questa sorella ci penserà, andrà a pensare all'ultima volta in cui aveva sentito chiaramente Dio dare delle indicazioni e magari una cosa che non aveva ancora fatto, compie quell'azione di ubbidienza, quell'atto di ubbidienza e vedrà che il Signore comincia a riparlare, che si riapre questa comunicazione con il Padre. You see, some people have had an experience with God. Tante persone hanno avuto un'esperienza con Dio. But they're still saying, what's the least that I have to do to get into heaven? Ma il loro atteggiamento è come posso, cos'è il minimo che bisogna fare per entrare in cielo? You know, Paul, there's a very, very a fearful scripture in the Bible. C'è un verso molto serio, in particolare nella Bibbia. Paul said, Demas has forsaken me, having left this world. Dove nei suoi saluti epistolari dice Dema mi ha abbandonato avendo amato il presente secolo. So God had a purpose and a calling for Demas, but Demas loved this world so much that he said, I don't want to do your will, God, I want to do my will. Dio, in altre parole, aveva un piano per questo discepolo, per Dema, ma lui aveva deciso, no, io non voglio seguire questo piano, voglio seguire le vie del mondo. So God, Jesus said you can't love God and love money at the same time. You got to serve one or the other. Gesù diceva, non potete servire Dio e i soldi allo stesso modo. Potete servire o l'uno o l'altro. So money has to serve us. We don't serve money. I soldi non sono cattivi. I soldi devono servire a noi, non che noi dobbiamo servire i soldi. Whatever gifts and talents God gives you. Qualsiasi siano i doni, i talenti che Dio ti dà. They're not your idols. Non devono essere i tuoi idoli. They're to love God and to love people. Devono essere usati per amare Dio e per amare le persone. These are the people that tremble at God's word. Queste sono le persone che tremano alla parola di Dio. The people that are close to him. Le persone che hanno intimità con Dio. You see, if you stay close to the Lord, se tu rimani vicino al Signore, it's going to affect your motives. Questa cosa, questa vicinanza, trasformerà persino le tue motivazioni. Sometimes whenever we're doing an activity, the activity might necessarily be good or bad. Tante volte quando facciamo un'attività, non necessariamente non è che negativa in sé, but it's the heart motive behind the activity. Ma è ciò che è negativo è magari la motivazione del nostro cuore dietro questa attività, anche buona, legittima. Why are we doing what we do? Perché stiamo facendo quello che stiamo facendo? And your flesh is just like my flesh. E la tua carne è proprio come la mia carne. If you don't stay in prayer, se tu non coltivi la tua vita di preghiera, if you don't have a close relationship with Jesus, se tu non conservi una relazione stretta, intima con Gesù, whenever you win at something or you do good at something, you're going to feel puffed up. Quando riuscirai bene in qualcosa, magari ti gonfierai d'orgoglio. And whenever you don't think you've done a good job at something, you're going to feel ashamed. E poi quando invece penserai che non hai fatto bene qualcosa, ti sentirai pieno di vergogna. But whenever you're clothed in the Spirit of God, ma quando sei rivestito dello Spirito di Dio, whenever the love of Christ is constraining you and directing your motives, quando è l'amore di Cristo che ti costringe, che ti motiva, then whenever you succeed at something, you're not going to get too high. Allora, quando avrai successo, succederai in qualcosa, riuscirai in qualcosa, non ti sentirai troppo gonfio, troppo orgoglioso, but you're going to have a heart of troppo worship, in alto, and you're going to thank God. Ma avrai un cuore di adoratore e adorerai Dio
per aver elargito questa benedizione. And yes, we want to do things with excellence. E sì, noi vogliamo tendere a fare le cose sempre con maggiore eccellenza. But whenever we have a bad day, ma se dovessimo avere una cattiva giornata, or whatever God, the task that God has given you when you don't feel like it turned out great, o se magari qualsiasi sia il compito che Dio ti ha assegnato, pensi di non aver non essere stato troppo bravo. If I have this mindset, se ho questa mentalità, that I obey God, dicendo ho obbedito, ho fatto quello che era mia capacità, was I willing and obedient, sono stato disposto ad obbedire, then I'm going to be able to carry on. Allora sarò in grado di continuare. I'm not going to let depression have me. E non permetterò alla depressione di attaccarmi. So my responsibility is to give my all to Jesus. La mia responsabilità è dare tutto me stesso a Gesù. Have a close relationship with him. Avere una relazione intima con lui. And then that will give me a willing heart. E questa vicinanza creerà in me un cuore disposto ad obbedire. And then the Lord will look and say, I found faith in this one. E il Signore ti guarderà e dirà, ho trovato fede in questa persona. I'm going to send the angel of the Lord to give him this assignment. Io manderò l'angelo del Signore ad aiutarlo in questo compito. And it's my job to say yes to that assignment. E sarà il mio la mia responsabilità dire semplicemente sì Signore, ci ha fatto la tua volontà, voglio intraprendere questo, fare questo, questo rispondere a questa chiamata che tu mi dai. You see, when you're born again, there's a yes in your spirit. Quando tu nasci di nuovo c'è un sì dentro il tuo spirito. But there's some assignments that God gives you that your flesh doesn't like. Ma ci sono delle cose che il Signore ti dà, dei compiti che Dio ti affida, che alla tua carne non piacciono, non piaceranno. Sentirai proprio questa battaglia interiore tra il tuo spirito disposto ad obbedire e la tua mente carnale. And in order to accept that hard assignment, e per accettare quel compito magari così difficile, we have to be close enough to Jesus that we can say, not my will, but your will be done. Dobbiamo essere così vicini a Gesù da poter dire, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Amen. God wants us to be obedient. Dio desidera che noi siamo obbedienti. But he also wants us to have a willing heart. Ma lui anche vuole che noi abbiamo un cuore ben disposto. And you know, in that passage, I like this part. E mi piace molto questa parte in questi versi che in abbiamo letto. 4, nel verso 4 di sempre di Abacuc. His brightness was like 3, the light. Dice: il suo splendore è come la luce. And he had rays flashing from his hand. Dei raggi partono dalla sua mano. And there his power was hidden. Là la sua potenza si nasconde. We need the power of God in this day and hour. Abbiamo bisogno oggi più che mai della potenza del Signore. In the Bible, when you see lightning, it's describing his power. Nella Bibbia, quando vediamo dei fulmini rappresentano la potenza di Dio. Jesus said, even if you don't believe me, Gesù diceva, anche se non credete a me, believe the works that I do. Credete alle opere che io faccio. Jesus did the works of the Father. Gesù compiva le opere del Padre. And right now, in this day and age, e oggi, in questo, proprio in quest'ora, in questo presente, tempo presente, in this end time generation, in questa generazione degli ultimi tempi, especially in Italy, specialmente in Italia, there's a huge dullness on the land. C'è un grande torpore. The religious spirit is strong. C'è un forte spirito religioso. And also in the younger generation, atheism is strong. E anche nella generazione dei più giovani c'è un forte ateismo. But I tell you this, ma voglio anche dirvi questo. God has an answer.
Dio ha una risposta. And he desires to release his power in our day and time. E lui desidera in modo forte rilasciare la sua potenza proprio in questa generazione. To release lightnings from his hand. Lui vuole rilasciare questi raggi di luce. And he's gonna do that through his church. Che partono dalla sua mano, e lo farà attraverso chi? Attraverso la sua chiesa. Through all of us, he desires to do this on a certain level. Attraverso tutti noi vuole rilasciare la sua potenza, certo, magari in modo che si esprimerà in modo diverso. Signs point to Jesus. I segni sono delle indicazioni verso Gesù. And wonders are going to open up people's eyes and ears. E i miracoli apriranno gli occhi delle persone, le orecchie. The prophetic word is going to open people up. Delle persone, le parole profetiche che verranno rilasciate apriranno i cuori delle persone. So that they can hear. Così che loro possano ascoltare. So let's pray. Amen. Vogliamo pregare. Lord, I pray that you revive your works in the midst of our day and time. Signore, io credo che tu possa risvegliare le tue opere in mezzo a proprio in questo tempo. Lord, I ask, Lord, for everyone listening. Io voglio pregarti per ogni persona che è in ascolto questa sera. Everyone that's hungry, Lord, to see your power manifested in the earth. Ogni persona che ha fame di vedere la tua potenza manifestata sulla terra. So that you will be worshipped. Così che tu possa essere adorato. And you will be glorified. E tu possa essere glorificato. And that the lost will have a witness that Jesus is Lord. E che i perduti possano avere una testimonianza che Gesù è Signore. I ask that you release your power, and we ask that you release your power in their congregation. Signore, ti chiediamo che tu possa rilasciare la tua potenza nelle loro congregazioni. And that you will release it everywhere they go. E che possa rilasciarla dovunque loro andranno. Lord, make us carriers of your heart and your glory. Signore, facci portatori della tua gloria e anche del tuo cuore. And Lord, earlier tonight as I was praying for this meeting. Questa sera mentre stavo pregando prima dell'incontro, di questo incontro in diretta. I saw people running a race. Ho avuto un'immagine, una visione di persone che correvano come una corsa. But they were being resisted. Ma c'era una resistenza. But then I saw them breaking through that resistance. Ma poi ho visto come se loro strappavano questo muro di resistenza, rompevano. So Father, for everyone out there that feels stuck in the mud, spiritually speaking. Amen. Signore, voglio pregare per chiunque si sente come preso da proprio nel fango, come le proprie ruote sono nel fango. Maybe some of them feel like they're lukewarm. O alcuni, Signore, forse si sentono proprio tiepidi. And they just feel like they can't cross over. E si sentono come non riescono ad andare oltre questo livello. Lord, we thank you right now that you're getting them unstuck. Signore, ti ringrazio che tu sblocchi le loro ruote. We thank you, Lord, that they are breaking through. E loro spaccano, proprio rompono questo muro di resistenza che impedisce di avanzare nel proposito. We speak breakthrough and change to every person listening right now. Noi dichiariamo proprio che ti apra questo un varco, una breccia per ogni persona che sta ascoltando adesso, che si sente così. Open the eyes of their heart, Lord Jesus, and fill them with wisdom and revelation. Apri gli occhi del loro cuore, Signore, e riempili di sapienza e di rivelazione. Bless them in Jesus' name. Dobbiamo proprio benedirli nel nome di Gesù. We rebuke the presence of heaviness during this season. Noi vogliamo sgridare spirito di depressione e di torpore in questo tempo, nelle loro vite, e dichiariamo gioia sulle vostre vite, gioia nelle vostre chiese, gioia dovunque voi andiate, possiate essere ripieni della gioia del Signore, della vostra forza, possiate essere ripieni della potenza di Dio. And may God touch your eyes to see and your ears
possa il Signore aprire i vostri occhi per vedere e le vostre orecchie per sentire. May the power of God descend on you, Lord. Possa la potenza del Signore discendere su di voi. Lord, I just thank you. You're touching people with power right now. Signore, grazie perché tu stai toccando in questo momento. You're touching people with joy il tuo popolo, idealmente qui riunito. Con la tua gioia in questo momento. You're reviving people right now. Grazie Signore perché tu stai risvegliando. You're opening up spiritual senses right stai now. Aprendo i sensi spirituali adesso. I just say taste and see that the Lord is good. Io voglio dire gustate e vedrete che l'Eterno è buono. Well, we just thank you. We just speak rivers of living water, Lord, that are flowing in and out of belly right now. Signore, noi ti ringraziamo perché i fiumi di acqua viva che stanno fluendo dalla seno delle persone che sono in ascolto dei fratelli. Lord, release the finger of God right now. Signore, rilancia proprio stendi il tuo braccio. People that are sick with flu-like symptoms, Lord, we just say be healed in Jesus' name. Signore, voglio proprio dichiarare che le persone che hanno sintomi influenzali che stanno ascoltando siano guarite ora nel nome Lord, di Gesù. Healing people with joint problems right now, arthritis. Sta guarendo le persone con problemi e legamenti con l'artrite siano guarite nel nome di Gesù. I just feel like somebody on the back of their head they have a headache, be healed from that in Jesus' name. E sento come se qualcuno viene guarito da un mal di testa, un'emicrania nella parte posteriore del cranio, viene guarito ora nel nome di Gesù. Well, we just thank you, Lord. Signore, ti ringraziamo. Thank you, Lord, for touching hearts spiritually. Grazie, Signore, perché tocchi i cuori spiritualmente. Lord, we speak physical healing the hearts as well. Ma preghiamo anche per la guarigione del cuore o proprio dai problemi cardiopatici anche dal punto di vista fisico. Amen. Be filled with the Amen. Holy Spirit. Siate ripieni dello Spirito Santo and the power of his might. E la potenza della sua forza. May the counsel of the Lord come to you this new year. Possa il consiglio del Signore venire su di voi questo anno nuovo che abbiamo alle porte. And the might of the Lord. E la potenza del Signore. We bless you in Jesus' name. Noi benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.